Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione ti serve un filtro per l'aria. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Adesso potrai facilmente accedere alla scatola dell'aria per cambiare il filtro. Usa un cacciavite a stella per togliere le quattro viti di fissaggio della flange del filtro dell'aria. Rimuovi la flange. Sempre aiutandoti con un cacciavite, svita il sostegno di plastica del filtro. E rimuovilo. Togli il filtro dell'aria. Prima di montare il filtro nuovo, è importante togliere le impurità rimaste nel compartimento del filtro. Confronta il filtro vecchio con quello nuovo per assicurarti che siano uguali. Metti in posizione il nuovo filtro. Rimetti l'incastro di plastica nel suo alloggio. Inseriscilo nel modo giusto perché sia più facile riavvitarlo. Poi riavvitalo. Riavvita tutte le viti con un cacciavite a stella. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Justul. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.